Amici di Tini d'Opera, questa sera sono nella splendida cornice della palazzina di caccia di Stupinigi, insieme a due persone veramente molto importanti, molto brave. Si è appena terminata il concerto, la traviata di Giuseppe Verdi in forma di concerto per la serie Lirica a Corte. E qui sulla mia destra c'è il dottor Roberto Tagliani. Benvenuto. Buonasera. Buonasera, e Omar Kamata, già ospite su Tini 2 Opera, Buonasera. nel ruolo stato stasera appunto di Firmò. Volevo così porre una domanda al dottor Tagliani: come nasce Lirica Corte in questa splendida cornice, tra l'altro? Allora, nasce come un'idea di far rivivere uno spazio che è musealizzato in una prospettiva di partecipazione, e quindi il teatro Superga di Michelino, che diciamo anima la stagione culturale di questo luogo, organizza periodicamente una serie di iniziative musicali, una serie legata appunto all'opera, come appunto Lirica a Corte, e una serie legata al musical, che si chiama Musical a Corte, che si è concluso la scorsa settimana. Quindi sei appuntamenti ogni anno nella primavera per rivitalizzare questo straordinario luogo torinese, San Baudo, in una prospettiva appunto di grande musica e di grandi interpreti come questa sera abbiamo avuto modo di ascoltare. Sì, assolutamente, una serata bellissima, molto intensa, bravissimo tutto il cast, poi appunto vedrete ovviamente tutti i nomi, e qui alla mia sinistra Omar Kamata, come dicevo prima, nel ruolo di Shermo. Bravissimo Grazie. Omar, come sempre, insomma, sappiamo già lo spessore E non l'ho pagata. e non mi ha pagato assolutamente. Tu appunto è un ritorno in questa splendida cornice. Quali sono le tue impressioni e come ti senti qui a Torino, alla Palazzina di Stupinigi? Allora, io sempre ricordo quella prima volta che sono venuto, quando ho messo piede qui dentro si faceva l'opera, la Lirica a Corte, e vedevo poi il pubblico e ho detto, ma sentivo il professor Tagliani che parlava, ho detto, ma secondo me la gente qui si rompeva, perché è molto delicato avere chi parla e dice delle cose molto interessanti e approfondite riguardo all'opera, è molto difficile tenere il pubblico, mentre, come poi ho constatato, il professor Tagliani lo sa fare e approva, ci sono i vari messaggi che arrivano anche quando poi ti contattano nei vari profili social o quello che è, di ringraziamento, e la fame e la voglia di Lirica è stata molto interessante. Non me l'aspettavo vedendo la situazione museale della palazzina di caccia. Quindi ogni volta che torno è stupendo, perché ci sono sempre delle grandi emozioni, e vabbè, come hai potuto vedere anche questa sera, Sì. finita Traviata, il pubblico apprezza, adesso a prescindere dall'ottima qualità dei cantanti che vengono scelti, il pianista, è tutto un contesto, è un'esaltazione dell'arte a 360 gradi, no? Sei all'interno di quella sala meravigliosa, dipinta, adornata, che non sai dove guardare da quanto c'è, un'opera che ovviamente è tra le più eseguite al mondo. Come fai? Sei immerso a 360 gradi e il risultato poi è ottimo, quindi io vado sempre via con molta emozione positiva e ogni volta mi devo ricredere dalla prima impressione avuta Infatti, anni fa. sala pienissima, tantissimi gli applausi e molto bello il fatto del raccontare l'opera. Sì, è un'esperienza che io faccio da molti anni, non solo in questa sede, ma con un'associazione che si chiama non a caso Pazzi per l'Opera, che nasce da un gruppo di amici bresciani, io sono bresciano di origine, intorno al Teatro della Città, che ha poi dato vita alla Festa dell'Opera, che ormai è arrivata, credo, alla 12ª edizione. Sono 16-17 anni che facciamo questo incontro, questa modalità di raccontare l'opera attraverso il dialogo e l'ascolto. E il pubblico la apprezza perché capisce il funzionamento Esatto. delle trame ed entra in sintonia con il meccanismo di una musica che è difficile solo perché è lontana dall'educazione quotidiana,
del nostro sistema musicale, che non è l'ascolto dell'opera, ma è amatissima da un pubblico di tutte le età, lo dimostra il pubblico di questa sera, che ha moltissimi giovani tra i partecipanti e anche persone di età più matura, ma che indistintamente apprezzano la buona musica, la buona esecuzione e vogliono anche capirne un po' di più. E quindi noi cerchiamo di dargli questo aiuto per entrare più da vicina e appoggiare poi la possibilità di ascoltarla invece nelle forme... Che è un ottimo trampolino, permettimi, poi per andare a vedere l'opera. Esatto, proprio diventa l'abboccamento per non avere il timore reverenziale dei teatri importanti. Quindi, come vi dicevo, un cast eccellente, seguite poi la recensione che scriverò su TV2 Opera e intanto io ringrazio tantissimo il professor Tagliani e Marco Amata. Grazie mille e grazie a tutti. Grazie a te, grazie. Grazie, ciao, a presto. Roberto Tagliani, vi do appuntamento all'anno prossimo.